dire le cose che se so. Mi sto svegliando ad essere più elastica. Ti sto pensando in... Seven days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean woof. The way she smelled, made my every cell scream rump, bump, bump, bump. Who knew what Tinder date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around, run around, run around. In my head I can't let go. No, 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 no. It's all I think about, think about, think about, think about, think about, think about her. I like it, baby.
thinking about fake friends. Then screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You, it's all about you. No matter what the others say. But now I'm done talking, the lights on me. I tell you, I guarantee this night's about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna dance till my heart goes la la la. Il nostro Lino Miraldo, che ringraziamo, che è un agente di moda, nonché patron di Miss Cilento. E anche Lara. Lara invece è Miss Cilento nel mondo, Miss attualmente in carica. Una ragazza veramente dalla bellezza straordinaria, la classica bellezza mediterranea. È una frescura di questi borghi dove possono assaporare i prodotti della nostra terra e molti comprano anche tante cose buone dei nostri paesi. Allora, io ringrazio il sindaco di San Mauro La Bruca, un applauso a Nazario Ricco, il presidente della Proloco Gianfranco Castello, e poi un grazie personale di cuore a Rosy Panzariello, che quando torna qui vuole sempre organizzare il suo spirito, non l'ha perso mai, veramente un gioiello. Sono innamorato di lei, perché artisticamente, perché è una ragazza poliedrica. Ladies and gentlemen, signore e signori, Lara Angiolillo, il silenzio del mondo 2022. Piacere dalla Proloco e in particolar modo da Gianfranco, che è il presidente della Proloco, che ringrazio vivamente, che è in giuria tra le altre cose. Un ringraziamento va anche al sindaco, anche lui in giuria, Nazario. Nazario, alzati, fatti vedere, fatti conoscere da chi non ti conosce. Nazario Ricco, il nostro sindaco, grazie. La nostra vice sindaco, che è lì in platea, alzati anche tu, Loredana. Loredana Forte, è stata anche lei subito disponibile e felice di collaborare e di aiutarci. La serata è dedicata a tutti quelli che di San Mauro hanno fatto la storia, che sono veramente tanti. Lara. Con il numero uno, Gaia. Altrimenti Lara, qua succede un gran caos. Allora, cosa vuoi fare tu da grande? Mi piacerebbe molto fare la fisioterapista. Che meraviglia, ma sei di San Mauro, di San Nazario, di Foria, di Centola, di Pisciotta, di dove sei? No, io provengo da Bologna. No, sono nata a Bologna. Sei nata a Bologna, ma di dove sei? Tua madre di dove? Ah, di San Nazario. E quindi tu di dove sei? Di San Nazario. E un applauso ai san nazaresi presenti.
fare nella vita? Parlare è quello che mi esce meglio. Parlare, scherzare, campeggiare, ogni tanto studiare. Ogni tanto però, meglio non esagerare, giusto? No, no, infatti. Fai bene. Poi che altra domanda vuoi fare, Lara? Cosa studi? Lara ti vuole chiedere cosa studi. Economia e finanza. Dove? A Roma, a Roma. Grazie Paola. Non lo lascio al posto fisso. Buonasera, ti volevo chiedere che sport pratichi, se pratichi uno sport. Pratico calcio. Da quanti anni? Da 5 anni. Dove giochi? Alla Protesto. Perché Maria Angelique? Perché le mie nonne si chiamano una Maria e l'altra Angela. E quindi l'abbiamo francesizzato praticamente? Ma ti piace il francese? Rosy, direi che basta così, non è un interrogatorio. I still need you. I close my eyes and I see you. Oh, it's so bittersweet to say goodbye. Now here's the truth. I still need you. I still need you. Wish you knew. Ciao Beatrice, che look meravigliosa. Da te vorrei sapere invece, ti vorrei fare più o meno 10 domande. Possono andare bene? Sono troppe? Te ne faccio una, due, una, ok. Allora, che scuola farai da grande? Liceo linguistico. Bene, benissimo. Grazie sorella per Beatrice. Io ti volevo chiedere cosa vuoi fare da grande, qual è il tuo sogno? Allora, ancora non ne sono sicurissima, però mi piacerebbe arrivare nel mondo dello spettacolo, della palla.
Serena, ti volevo chiedere cosa fai nel tempo libero? Gioco a calcio e disegno. Ami disegnare? Sì, da quando ero piccola. Quindi vorrei fare il liceo artistico? Per quello che voglio fare da grande preferisco fare lo scientifico perché dà più informazioni utili. Cosa vuoi fare? Interior designer. Vuoi dirlo di nuovo? Interior design. Però, brava! Passerella per Serena! Roma. Diciamolo e alzo un po' la voce. Provengo da una famiglia di agricoltori e allevatori. Benissimo, quindi possiamo mangiare maialini gratis? Più o meno? Prego, a te. Che vuol dire? Allora, questo tatuaggio l'ho fatto insieme a mia sorella e mio cugino. È una dedica che ci siamo fatti l'un l'altro, perché rappresentano appunto noi tre, sono tre triangoli, siamo entrambi del 2003 e quindi questo è un legame affettivo. Quindi yeah.
to bring all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Just don't get enough.
Stato a San Mauro La Bruca per questa ultima serata. Avremo quindi tre reginette, quindi tre più votate dalla giuria, avranno un podio e poi daremo le fasce degli sponsor. Naturalmente ci saranno i regali per tutti offerti allo sponsor, ma ce ne parleranno loro, ce ne parleranno. Lascio il microfono a Lara. Lino, voglio ricordare che dopo c'è anche un rinfresco. Esatto, saranno offerti dei dolci, quindi non andate via, mi raccomando. La nostra Miss Sorriso 2023 è Beatrice. Thank you.
sensation. Contact.